Questa è un'immagine piuttosto comune. Tutti, prima o poi, hanno osservato un aereo solcare il cielo mentre lascia dietro di sé una lunga scia bianca. Ma negli ultimi 10 anni qualcosa è cambiato. Le scie sono cambiate e il cielo non è stato più lo stesso. Contrails, ovvero scie di condensazione. Le prime scie di condensazione furono osservate durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i bombardieri volavano ad altissima quota per sfuggire alla contraerea nemica. Vennero chiamate così perché i gas di scarico dei motori, a contatto con l'aria gelida, si condensavano in cristalli di ghiaccio. Il fenomeno è rimasto invariato nei moderni aviogetti. In un motore a reazione, infatti, l'aria viene compressa da pale prima di entrare nella camera di combustione. E qui la miscela di aria compressa e combustibile brucia, creando gas di scarico caldissimi. Le scie di condensa, tuttavia, si formano e sono osservabili soltanto in condizioni particolari. Al di sopra degli 8000 metri di quota, se la temperatura è al di sotto dei 40 gradi e se l'umidità relativa non è inferiore al 70%. Normalmente si dissolvono in tempi brevi, che possono variare dai pochi secondi ad alcuni minuti. Ma allora, di che cosa stiamo parlando? Chemtrails, ovvero scie chimiche. Ovviamente un aereo è in grado di produrre scie anche in modo artificiale. Nelle manifestazioni aeree, per esempio, vengono usati impianti fumogeni del tutto simili a quelli utilizzati per spargere agenti chimici nella disinfestazione dei campi. La cosa è iniziata 10 anni fa circa in Canada, dove sopra una cittadina del Canada che si chiamava, ricordo, Hispaniola o Spagnola, si sono visti passare aerei che hanno spruzzato queste scie. Dopo un po' di tempo praticamente tutto il paesino si è ammalato, chi di bronchite, chi di altri problemi di asma, di polmone, eccetera eccetera, e molte persone sono morte, molti anziani fra l'altro. Il problema è nato lì ufficialmente. Sono circa 10 anni che sempre più spesso si vede in tutti i cieli del mondo degli aerei che tracciano delle scie che, a differenza delle normali scie di condensazione che scompaiono dopo qualche minuto al massimo, rimangono fisse per tutta la giornata, non solo, ma si allargano lentamente fino ad arrivare a coprire il cielo completamente. Le scie chimiche, però, al contrario delle normali scie di condensa, sono persistenti. Vengono rilasciate a quote diverse, spesso al di sotto dei canonici 8000 metri, e tendono ad allargarsi rimanendo osservabili per molte ore. Se poi osservate interruzioni o sbuffi nella scia, è un chiaro segnale di erogazione artificiale, come negli impianti fumogeni visti prima. Per lo stesso motivo, se sopra un aereo che rilascia una scia vi capita di osservarne un altro che invece non lo fa, è chiaro che la scia emessa dall'aereo più basso è di natura artificiale. Più in alto si va, infatti, più la temperatura è fredda e quindi le scie sono più probabili. Osservando queste attività, noterete che le scie vengono formate da un anomalo e intenso traffico aereo, che creando incroci e reticoli geometrici arriva a ottenere una copertura lattiginosa del cielo. Gli aerei utilizzati in queste operazioni appartengono per la maggior parte a due modelli di aviocisterne militari di produzione americana, i Boeing KC-10 e i KC-135. Generalmente questi aerei appaiono di colore bianco e non portano particolari livree o coccarde identificative. Mi piacerebbe che lei facesse chiarezza davanti a tutti gli italiani, a tutto il Parlamento, su due elementi fondamentali. Vorremmo sapere come mai degli aerei della NATO ci sorvolano sopra la testa rilasciandoci scie
chimiche con metalli pesanti e bario? Con riferimento invece alla questione degli aerei, qui è un problema ancora più complesso. I nostri spazi, sì. Ma non solo i nostri spazi, i nostri siti marini e terrestri, ancora oggi sono occupati, Soros sta facendo una grande battaglia, sono occupate da realtà militari non italiane. Noi in Italia non sappiamo neanche se e quante bombe atomiche abbiamo. Pare che ce ne siano. Ce ne siano. Sì, sì. Si è parlato di Aviano, insomma. Oh, ma non è possibile che altri decidano per noi. È una limitazione di sovranità. Dopodiché noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Certo. Ci mancherebbe altro. Iniziamo prima con lei, onorevole Ruzzante. Se ne parla poco sui canali ufficiali, iniziamo con lei perché poi la riguarda per ruolo, per competenza. È stato l'unico, possiamo dirlo, con pochi altri colleghi, tra l'altro credo della sua area politica, a trattare le scie chimiche, se non sbaglio. Sì, io ho presentato una prima interrogazione in commissione, seguita da una seconda interrogazione a risposta orale, quindi in aula, sono quelle più importanti, che ho presentato il 27 ottobre del 2003. Ho sollecitato perché dopo due anni, a distanza di due anni, non mi avevano ancora sostanzialmente risposto all'interrogazione i ministri competenti, purtroppo ancora devo attendere una risposta su un tema che dovrebbe in qualche modo essere trattato con una certa urgenza da parte del governo, perché in particolar modo io mi sono concentrato su un aspetto, cioè se queste scie chimiche che vengono rilasciate dagli aerei rappresentino un problema per la salute dei cittadini italiani. Trovo che sia veramente incredibile come prima valutazione, come prima considerazione, che non solo si parla poco di scie chimiche, sicuramente in altri paesi forse se ne parla di più, ma soprattutto che nessun rappresentante del governo si senta obbligato, io ho interrogato il ministro dell'ambiente, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il ministro della salute e il ministro della difesa. Di quattro ministri che ho interrogato nessuno si sia sentito in obbligo di dare una risposta a una domanda che attiene alla salute di tutti i cittadini. Negli ultimi anni sembra essere in atto un'escalation di queste operazioni. Da varie parti del mondo giungono notizie inquietanti sull'aumento di infezioni respiratorie, malesseri e patologie che sembrano colpire proprio le popolazioni più esposte a questi irroramenti aerei, specialmente in Canada e negli Stati Uniti, dove si moltiplicano le petizioni e le proteste. Iniziano inoltre ad arrivare rapporti di strani fenomeni meteorologici con l'osservazione di insolite formazioni nuvolose. Massimo Mazzucco, e tra l'altro molti ascoltatori, anche Flavio da Bologna, ti ringrazia Massimo per aver dato grandissimo risalto, proprio ancora, essere tornato ancora una volta a dare grandissimo risalto sull'importanza e sulla pericolosità delle scie chimiche. Ma giustamente riprende l'orrore vero di quello che dice l'onorevole Ruzzante. L'onorevole Ruzzante è non tanto il fatto che ci siano queste cose dannose, ma che tutti fingono di non saperlo. Cioè evidentemente, siccome il problema ormai è mondiale, quindi c'è una, diciamo che c'è un accordo comunque al di sopra delle varie nazioni per il quale in nessuna di queste si riesce a parlare di questa cosa, quindi l'ombrello protettivo sull'informazione è veramente poderoso. Qui però devo dire che appunto episodi come quello dell'onorevole ce ne sono stati tantissimi, cioè io solamente cercando in internet ho trovato quintali e quintali di materiale di persone che hanno scritto a ministri, di ministri che a loro volta hanno fatto interrogazioni, di commissioni che sono state chieste, non sono mai partite, espressioni. Cioè un muro di gomma assolutamente imperforabile. Questa è la realtà preoccupante, secondo me. Il problema vero è che non abbiamo, parlo a livello mondiale, non abbiamo la possibilità di un rapporto con chi ci governa che ci dica, che non ci dice nemmeno che cosa respiriamo. Non abbiamo neanche il diritto di chiedere cosa respiriamo. Io trovo che sia veramente questo allucinante. E in più, come dice giustamente l'onorevole, è roba che dovrebbe riguardare anche loro, perché non è che i ministri e i loro figli respirino da un'altra parte, è un problema di tutti. Evidentemente a certi livelli gli interessi che sono coinvolti qui veramente non sappiamo quali possono essere,
giocano in modo che uno addirittura riesca a mettersi la coscienza a posto. Non è un caso proprio che in Croazia le cesero comparse per la prima volta il giorno successivo alla domanda formale di adesione alla NATO. Infatti io ho interrogato anche il ministro della difesa, tra l'altro. Su questo, vero onorevole? Le attività di aerosol, come vengono ormai chiamate dappertutto, proseguono in alcuni casi anche di notte, come testimoniato da queste immagini inedite. Le scie chimiche rappresentano dunque un problema sempre più diffuso e preoccupante. Come abbiamo sentito, in Italia se ne parla poco. Tuttavia, il moltiplicarsi delle proteste in altri paesi e la diffusione di notizie tramite internet hanno dato vita a un putiferio di polemiche. Perché allora i media ufficiali non ne parlano? Perché soltanto adesso, dopo 10 anni, in America è stato chiesto di approvare una legge per gli esperimenti sulla modificazione del clima? E perché non possiamo più goderci, tranne in rare occasioni ormai, un cielo completamente terso e azzurro? Guardate il cielo. Che cosa stanno facendo?